Buonasera e bentrovati a Notizie di Prato TG. Parliamo del delitto Locascio smontata. Anche l'ultima bugia dell'assassino. Non sono state trovate tracce di droga sul corpo della vittima. Sentiamo Nadia Tarantino. Abdelghani Ammari, il marocchino di 30 anni in carcere per l'omicidio di Leonardo Locascio, il 38enne portiere di notte ucciso la sera del 30 marzo in piazzale Falcone e Borsellino davanti al Palazzo di Giustizia, ha costruito un castello di bugie che gli investigatori stanno smontando pezzo per pezzo. L'ultimo tassello a cadere sotto i colpi delle indagini è quello del movente fornito dall'indagato per spiegare l'omicidio, un debito per l'acquisto di dosi di cocaina mai saldato dalla vittima. L'esame tossicologico ha dato esito negativo. Leonardo Locascio non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti. Lo dicono gli esami del sangue e delle urine e lo conferma l'esame sui capelli, la cui attendibilità è totale. La storia raccontata dal marocchino non ha trovato un solo riscontro. Ha detto di aver ucciso al culmine di una lite per motivi di droga, ma Locascio non ne faceva uso. Ha detto di conoscere la vittima, ma i tabulati telefonici lo hanno escluso. Ha detto di non aver rubato il telefonino, ma frammenti di quello di Locascio sono stati trovati nei pressi della sua abitazione. Ha detto anche di aver ucciso con un coccio di vetro dopo aver spaccato la bottiglia che aveva con sé, ma non sono stati trovati vetri sul luogo del delitto. Una costruzione, una grande ricostruzione che non ha trovato un solo fondamento. Il portiere di notte, ucciso mentre a piedi si incamminava verso l'Art Hotel Museo dove lavorava da qualche mese, sarebbe stato dunque ucciso per una decina di euro, quelli rubati dal portafogli che teneva nello zaino. Insomma, una rapina finita male, niente altro. L'inchiesta del sostituto procuratore Egidio Celano conta ad oggi sulla confessione di Ammari, arrestato nel giro di 48 ore all'aeroporto di Bologna, mentre stava per imbarcarsi su un volo diretto in Marocco. I carabinieri sono arrivati a lui grazie ai fotogrammi ricavati dalle telecamere di sicurezza installate nella zona e grazie agli indumenti sporchi di sangue abbandonati poco distante da piazzale Falcone. Falcone Borsellino. Accusato di omicidio volontario potrebbe venir processato con il rito immediato che accorcia i tempi della giustizia perché consente di saltare l'udienza preliminare. In questi giorni Ammari ha chiesto e ottenuto di poter incontrare i familiari nel carcere della Dogaia dove è rinchiuso, mentre da qualche giorno è stato spostato in una cella singola per contrasti con i due detenuti, un italiano e un marocchino, con cui condivideva la detenzione. E ora parliamo di alcuni casi su cui sta indagando la Procura di Prato basandosi sulla denuncia di un imprenditore cinese che accusa un immobiliarista. Ha preteso 80.000 euro per affittarmi il capannone e non me li ha restituiti e ci sarebbero anche altri casi simili di buona entrata, chiamiamola così, al vaglio della Procura. Sentiamo Nadia Tarantino. Avrebbe preteso e ottenuto 80.000 euro per dare in affitto il proprio capannone a un imprenditore cinese, ma alla scadenza del contratto non li avrebbe restituiti. Una sorta di buona entrata che ha fatto finire il proprietario immobiliare sul registro degli indagati con l'accusa di appropriazione indebita. L'indagato si difende sostenendo di non aver mai incassato quella somma. Il cinese, al contrario, giura di averla pagata. La parola dell'uno contro quella dell'altro. Se il passaggio di denaro c'è stato, è stato a nero. La Guardia di Finanza, delegata dalla Procura di compiere indagini e accertamenti, non ha trovato traccia del denaro. Tutto comincia un paio di anni fa, quando l'imprenditore, alla scadenza della locazione, così ha denunciato, si sente rispondere che in realtà quei soldi erano per l'utilizzo dei macchinari da lavoro. Deciso a recuperare la somma, il cinese avvia una battaglia legale in sede civile e a un certo punto si rivolge alla Procura. E ai magistrati racconta una storia che sembra la fotocopia di altre che confermerebbero la pratica della buona entrata a cui le imprese cinesi verrebbero sottoposte. Pagare per assicurarsi l'affitto di capannoni particolarmente appetibili per dimensione, posizione, visibilità, servizi. Nel corso di altre indagini, più volte nelle aziende cinesi sono state trovate e sequestrate scritture private relative alla buona entrata con cifre che fanno sembrare noccioline gli 80.000 euro finiti al centro dell'inchiesta della Procura. Una pratica, la buona entrata, non prevista dalla legge esattamente come la buona uscita, il cui contorno è molto sfumato perché assimilabile all'istituto, questo sì del tutto legittimo, del deposito cauzionale, che prevede il versamento di alcune mensilità di affitto per far fronte a eventuali danni arrecati all'immobile dal locatario o per coprire eventuali mancanze nei pagamenti pattuiti. Resta il fatto che il deposito cauzionale, una volta chiuso il contratto, viene restituito in tutto o in parte.
Sono stati momenti di vera apprensione quelli vissuti ieri sera dalla famiglia di un anziano affetto da disturbi della memoria. L'uomo che abita in via del Colle alla Macine nel tardo pomeriggio si era allontanato da casa approfittando di un momento di distrazione dei familiari. Nonostante la mobilitazione immediata di parenti e dei vicini, l'uomo che ha 77 anni si era perso le tracce di quest'uomo. È stato dunque dato l'allarme alla questura che dopo aver acquisito la foto dello scomparso ha subito iniziato le ricerche. Perché con gli equipaggi, per fortuna nel giro di meno di un'ora, la situazione si è risolta in modo positivo. Una passante, avendo notato un anziano vagare in via Machiavelli con aria smarrita, ha chiamato il 112. Una volante si è subito diretta in zona e ha trovato l'uomo che era proprio l'anziano scomparso. Il 77enne appariva smarrito e disorientato, ma in buono stato di salute. È stato quindi fatto salire sulla volante e riaccompagnato dai familiari. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di Pallagrossa. Allora è stato trovato un compromesso tra le varie parti in causa, il comune, i commercianti e l'associazione dei calcianti, dell'associazione Pallagrossa. Si giocherà al parco dell'ex ippodromo, ma non a luglio, bensì a settembre. Ecco le date. Alessandra Grati. La Pallagrossa si giocherà anche nel 2017. A settembre, come voluto dai calcianti, mentre l'amministrazione comunale avrebbe preferito luglio. Ma non in piazza Mercatale, bensì nel parco dell'ex ippodromo, come proposto dal comune, dopo le lamentele dei commercianti che vedevano come il fumo negli occhi la prospettiva di un altro settembre con il parcheggio di piazza Mercatale inutilizzabile per la presenza dell'arena. I calciati quindi hanno capitolato, accettando il trasferimento del campo fuori dalle mura e ponendo fine alla disfida che per mesi ha messo l'uno contro l'altro i commercianti con la sponda del comune e l'associazione antico gioco della Pallagrossa, che più volte ha tentato di convincere gli esercenti a concedere un'ultima possibilità all'interno delle antiche mura. Adesso bisognerà vedere se il cambio di sede influirà davvero sul successo della manifestazione. L'associazione, al momento in cui è stata proposta la soluzione dell'ex ippodromo, ha anche annunciato che in caso di flop avrebbe valutato se continuare a giocare oppure smettere definitivamente. Intanto sono state fissate le date del torneo. Le semifinali si giocheranno sabato 9 e domenica 10 settembre, mentre la finale è fissata per la settimana successiva, sabato 16 settembre. Non è prevista invece la finalina per il terzo posto, che negli ultimi anni era sempre stata annullata. Per sapere gli accoppiamenti bisognerà aspettare il prossimo 29 aprile, quando alle 17 in Piazza delle Carceri si svolgerà il sorteggio con il consueto corteo nelle strade del centro, che vedrà la partecipazione dei quattro rioni, dei piccoli alfieri, delle tessitrici e degli amici del fischietto. Parliamo delle primarie del Partito Democratico, la data del 30 aprile si avvicina, oggi la mozione Orlando ha presentato la lista dei propri candidati all'Assemblea Nazionale, vediamo. Nuove generazioni, territorio e rapporto con i circoli sono i tre principi seguiti dalla mozione Orlando nella scelta dei cinque candidati pratesi all'Assemblea Nazionale che il 30 aprile saranno sottoposti al giudizio di quanti, iscritti e simpatizzanti, parteciperanno alle primarie del Partito Democratico per la scelta del segretario nazionale. Oggi la presentazione del quintetto da parte della coordinatrice Laura Bugetti. La capolista è una studentessa di 22 anni, Silvia Gianotti di Vernio, molto attiva tra i giovani democratici. Segue Marco Martini, sindaco di Poggio a Caiano, Carolina Faini, segretaria del Circolo di Sant'Ippolito, Giuseppe Forastiero, assessore alla cultura del comune di Montemurlo e Cristina Sanzò, consigliera comunale a Prato. Quindi una scelta di arrivare a vari mondi, al territorio, soprattutto alle periferie e quindi provare a tenere insieme tutte quelle anime che hanno bisogno di riconoscersi in un progetto e di tenere unito il partito, che questa è l'ambizione più grande e soprattutto la sfida culturale di tenerlo insieme davvero questo partito e di farlo diventare la grande sfida che ancora abbiamo in questo paese, di cui abbiamo necessità, che faccia fronte ai populismi, ai grillini, ai vari Salvini. Le sedie riservate al PD pratese nell'Assemblea Nazionale sono 5. Quante spetteranno ai sostenitori di Orlando, anziché di Renzi, dipenderà dal risultato che otterranno i due leader il 30 aprile prossimo e anche dall'affluenza ai seggi pratesi.
La prossima settimana la campagna per le primarie entra nel vivo. Tanti gli appuntamenti in programma, a cominciare da martedì prossimo alle 18 dall'inaugurazione del Comitato Pro Orlando in Via del Filippino. Segue alle ore 20 al Circolo Becagli di Poggio la cena con i 4 sindaci pratesi che hanno aderito alla mozione Orlando: Martini, Prestanti, Lorenzini e Buongiorno. Tra i VIP in attesa della conferma della visita del leader, il 24 aprile si segnala la presenza dell'ex ministro Cesare Damiano alle ore 15 a Palazzo Bonamici e alle 19.30 a Montemurlo della deputata ed ex ministro Maria Chiara Carrotta. Ed è tutto, vi ringrazio per aver seguito Notizie di Prato TG, a tutti voi l'augurio di una buona serata.